Buongiorno, buona domenica e benvenuti. Benvenuti alla terza lezione di storia di questo ciclo. Io presento, diciamo così, con particolare soddisfazione e gioia questa terza lezione per due ragioni fondamentali. La prima, quando Ludovico Staidler mi ha prospettato questo tema apparentemente difficile, la storia nell'arte, e alzando l'asticella in qualche modo dopo il successo dei due primi cicli, mi sono posto subito il problema che ci dovesse essere anche qualche appuntamento con l'arte legata alla storia di Trieste. E ho suggerito a Ludovico Staidler proprio questo magnifico dipinto che io sono abituato a vedere, visto che sta nella sala del Consiglio Comunale, la prosperità commerciale di Trieste di Cesare Dell'Acqua, come, diciamo, anche momento importante di una riflessione storica che poi, come sentiremo dal professor Giulio Mellinato, ci proietta anche nel futuro. Tra l'altro io ringrazio Giulio Mellinato sia per la sua presenza oggi al ciclo di La Terza, ma anche perché è uno dei partner scientifici di un'altra bellissima sfida culturale che da qui a un mese e mezzo, quindi siamo ormai arrivati, presenteremo, ovvero la mostra sulla storia e sul patrimonio dell'Hoi Triestino di navigazione. E quindi Ludovico Staidler ha accettato, evidentemente, la prosperità commerciale di Trieste di Cesare Dell'Acqua oggi è al centro di questa lezione, poi come sappiamo ci saranno altre due lezioni dedicate ad opere d'arte significative nella storia di Trieste. È un'opera per certi versi, diciamo così, singolare, perché ne parliamo, ha sicuramente un suo valore artistico, come sentiremo ha un grande valore per la riflessione storica e molto probabilmente pochissimi in relazione ai 205.000 abitanti della nostra città hanno avuto occasione di vederla, anche perché non sono tantissimi quelli che frequentano il Consiglio Comunale, vuoi per ragioni istituzionali o vuoi come spettatori. E allora la seconda ragione per cui presento volentieri questa lezione è per annunciare che il 21 di febbraio, quindi fra due domeniche, in una giornata delle porte aperte promossa dall'amministrazione comunale di Trieste, la prosperità commerciale di Trieste potrà essere vista, perché la sala del Consiglio Comunale potrà essere visitata. Sarà insomma una seconda parte della conversazione di Giulio Mellinato di oggi. Tra l'altro pochi minuti fa mi ha dato anche una disponibilità a partecipare a quella giornata e quindi io lo ringrazio nuovamente. Quindi buona lezione a tutti. Io darò la parola a Pietro Spirito del Piccolo, media partner, come è noto, di questa nostra iniziativa, che viene vista in streaming da tantissime altre persone, media partner quindi strategico, insieme ai partner, chiamiamoli più istituzionali o se vogliamo finanziari, quindi Fondazione CR Trieste, Acegas APS e AMGA, che anche in questo ciclo ci accompagnano in questo percorso che abbiamo messo a disposizione della città di Trieste. Grazie e buona lezione a tutti. Grazie Sindaco. Grazie a voi di essere sempre numerosi. Dunque, Trieste in sponda al mare, là dove sorge la parte nuova della città, raffigurata da maestosa donna, rivolta in romano paludamento, perché antica colonia romana, dai colori cittadini, e cinto il capo da corona rostrata. Trieste impugna a guisa di scettro un remo timone simile al gubernaculum delle navi antiche, a dinotare la sua importanza sul mare. La larga pala del remo porta l'emblema della città. Tutto all'ingiro spira brio di giovinezza, vita, attività. Aria di festa circonda la scena, raggiante di quella luce azzurra propria del nostro cielo. Esattamente con queste parole il pittore Cesare Dell'Acqua iniziava la dettagliata descrizione di uno dei suoi quadri più famosi, appunto la grande tela intitolata La prosperità commerciale di Trieste, che venne appositamente realizzata
per la sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Trieste, dove a tutt'oggi si trova, come avete sentito, potrete andare anche a vederla ed ammirarla. Il grande quadro, che misura più o meno 4 metri per 3, venne commissionato all'artista piranese nel 1875. Dell'Acqua era nato a Pirano d'Istria il 22 luglio del 1821 da Andrea Dell'Acqua, che era un giudice capodistriano, e dalla triestina Caterina Lengo. Morì poi a Bruxelles, dove si era stabilito fin dal 1848, il 6 febbraio del 1905. E al tempo in cui il comune di Trieste, la municipalità, gli commissionò l'opera, il pittore era forse il più noto in città, anzi potremmo addirittura dire un po' il più engagé. Dell'Acqua impiegò 2 anni per finire la Prosperità commerciale, realizzando un'allegoria della città, un'allegoria di Trieste, come allora era o come si voleva che fosse, cioè giovane, una città giovane, attiva, prosperosa, al centro di flussi e traffici fra Oriente e Occidente, dalla Grecia alla Turchia, dalla Persia alla Cina, dall'Ungheria alla Carinzia. Questo grande quadro era una sorta di fotografia ideale, immagine ideale per così dire, e che doveva essere un po' di sprone per il presente, per quello che doveva fare la città in quel momento, e anche di auspicio per il futuro. Ma era proprio così, cioè davvero l'allegoria della prosperità commerciale fissava, diciamo così, in qualche modo i termini, i modi di quella che ancora oggi potremmo definire prosperità e sviluppo. Era una fotografia fedele, davvero rispecchiava quello che era la città in quel momento e quello che voleva essere. Ecco, di questo ci parla oggi Giulio Mellinato, facendo parlare, diciamo così, questo dipinto di Dell'Acqua. E questo nell'ambito appunto di questo terzo incontro del ciclo Storia dell'Arte, edizione 2016, delle lezioni di storia promosse dal Comune di Trieste, ideate e progettate dagli editori La Terza e sponsorizzate da CEGAS APS AMGA, società del gruppo ERA, con il contributo della Fondazione CRT e in collaborazione con il Piccolo. Laureato in storia contemporanea all'Università di Trieste, Giulio Mellinato ha conseguito il dottorato di ricerca in storia della società europea all'Università di Pavia. I suoi interessi di studio riguardano in particolare la storia dei commerci e della mobilità commerciale tra 800 e 900 e ha pubblicato, è autore fra l'altro, di libri e di saggi di storia marittima, storia dei trasporti e della cantieristica, delle infrastrutture e di storia sociale e imprenditoriale, in particolare dell'Alto Adriatico, quindi di queste regioni. Nessuno meglio di lui, quindi nessuno meglio di Giulio Mellinato, per analizzare e interrogare il mito della prosperità commerciale di Trieste. Grazie. Allora, spero che tutti questi complimenti, ringrazio il sindaco, ringrazio Piero Spirito, effettivamente diano inizio a una lezione che possa incontrare l'interesse, possa incontrare anche possa valorizzare il vostro tempo in questa giornata di pioggia, poi vicino a Carnevale, eccetera. Grazie a voi per essere venuti. Ho già pasticciato un po' col computer, per cui per adesso andiamo avanti, speriamo di arrivare verso la fine. Il quadro di cui stiamo parlando oggi è questo, ed è un quadro effettivamente di grandi dimensioni, quasi 11 metri quadrati, una parete importante come quella della Sala del Consiglio. In realtà però parleremo di questo quadro soprattutto dal punto di vista della sua capacità di comunicare uno spicchio di realtà di Trieste che è, come vedremo, particolarmente significativo. Questo quadro viene commissionato nel 1875, finito nel 1877, sono anni assolutamente centrali. E riprendendo una suggestione che è di Jacques Le Goff, ogni fonte storica può essere vista come un documento, cioè qualcosa che esplicitamente comunica qualcosa dal passato verso oggi, ma anche come un monumento, cioè qualcosa che dentro questa comunicazione si trascina dietro una parte di realtà che noi abbiamo perso. Come in questo caso, 150 anni fa, si conoscevano delle cose, si vedevano
della realtà in maniera diversa. Per esempio, noi adesso siamo assolutamente abituati a leggere le insegne, per cui andiamo in farmacia dove vediamo scritto farmacia. All'epoca, 150 anni fa, l'alfabetizzazione era non soltanto minore rispetto ad adesso, ma anche diversa, e quindi si vedevano più le insegne, più i simboli, più le rappresentazioni. E questo quadro serve a rappresentare, a comunicare molto più simbolicamente di quanto si potrebbe immaginare oggi. Quei cerchietti che circondano alcune figure sono in realtà tutte metafore. Come vedete, il quadro ne è assolutamente pieno. 150 anni fa c'erano le abitudini, c'erano le capacità di leggere quelle metafore in maniera molto immediata, perché in qualche maniera c'erano delle conoscenze diverse che si sono perse nel corso del tempo. La prima cosa che dobbiamo fare oggi, quindi, per ritornare a quel clima del quadro del 1875-77 e scomporre il grande discorso che ha fatto dell'acqua nei suoi elementi componenti e andare a vedere ognuno di questi che tipo di messaggio contiene. Alla fin fine, dopo, ci sarà anche il messaggio complessivo del quadro nella sua interezza. Il piccolo ieri mi ha bruciato la prima notizia, perché proprio il punto di partenza è Trieste e la ragazza che lo rappresenta. Di solito siamo abituati, se vi ricordate le monetine, quando c'erano ancora le lire, a vedere città, anche l'Italia turrita, rappresentazioni. Ecco, quando uno stato, una città viene di solito rappresentata simbolicamente, è una figura materna, è qualcosa che rassicura, che tranquillizza. Qui no, Trieste è una ragazzina, Trieste è qualcosa di scattante, giovane, vivace, ancora deve ancora finire di svilupparsi e di crescere. In questo Cesare Dell'Acqua ci racconta molto, non soltanto della città, ma anche della sua vita, e lo vedete qui in basso a sinistra. Cesare Dell'Acqua è cittadino triestino. In realtà non è vero, lui è di Pirano, ha vissuto per un po' a Trieste, poi è andato a studiare a Venezia, dal 1848 si è trasferito a Bruxelles, da dove ogni tanto ritornava a Trieste, ma veramente ogni tanto, ritornato a Trieste per dipingere l'incoronazione di Massimiliano a imperatore del Messico. Due anni dopo dipinge l'arrivo di Sisi, cioè dell'imperatrice Elisabetta, a Miramare a memoria, perché non c'era, è rimasto a Bruxelles perché aveva altre cose da fare, e quel quadro è dipinto assolutamente a memoria. Invece qui nel 1875 ritorna a Trieste. Bene, pensate che in quei poco più di 10 anni, da Massimiliano al 75, Trieste ha aumentato la sua popolazione di più di 10.000 abitanti. Da quando è andato a Bruxelles a quando inizia questo quadro, la popolazione è aumentata di 50.000 abitanti. Tra questo quadro e la Prima Guerra Mondiale la popolazione raddoppia addirittura, passa da 120.000 a quasi 240.000 abitanti. Quindi, più che dipingere la Trieste che vede, Dell'Acqua dipinge la differenza tra la Trieste che ricorda nei diversi momenti in cui è arrivato in città e le trasformazioni di questa città, e la vede sempre diversa. Per questo la dipinge ragazzina, perché all'epoca il soggetto, il protagonista di questo quadro è giovanissimo. I palazzi vengono costruiti in serie, uno dopo l'altro. Le rive vengono completamente trasformate. La città è un fervore di costruzione, ma non solo edilizia, di nuove società, di nuove imprese, di nuove persone, ed è una città giovanissima, perché tutti questi nuovi abitanti di solito sono giovani adulti che si spostano per cercare lavoro, per cui anche la vita media è influenzata da questo fervore, e Trieste è effettivamente una città giovane, perché appena costruita o ricostruita, e perché i suoi abitanti hanno un'età media molto 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 bassa. E andiamo avanti, perché il quadro, dopo aver insomma, messo in primo piano la protagonista, che è Trieste, segue un percorso a circoli concentrici. Attorno a Trieste
ci sono una serie di personaggi che vedremo, dopo questa serie di personaggi ci sono una serie di architetture che vedremo dopo che significato hanno, in fondo alla fine c'è un ultimo arco che è lo scenario di fondo che rappresenta, diciamo così, la visione che dell'acqua aveva delle prospettive di Trieste nel tempo, no? Delle possibilità di proiezione di Trieste nel tempo. Nel cerchio più vicino bisognerebbe cominciare da sinistra a destra, però mi fa più comodo cominciare da destra verso sinistra, per cui vi accompagno in senso inverso, dietro Trieste, alla sua sinistra, ci sono le arti. La prima è la storia, che indica con un dito le iscrizioni romane, il passato di Trieste. Dietro a Trieste ci sono architettura, scultura e pittura. Ora, anche su questo possiamo dire qualcosina. La storia indica il passato romano, lo diceva anche Piero Spirito. La storia di Trieste in pratica è fortemente dicotomica. C'è questo passato nobilitante della colonia romana e c'è questo presente di città ragazzina. In mezzo non c'è niente, no? O non viene ricordato niente. È una scelta, secondo me, voluta, perché in mezzo, se avesse dovuto ricostruire, almeno per grandi tappe, quello che era successo in mezzo, avrebbe dovuto parlare di Venezia, vicina scomoda, no? Perché allora questa glorificazione di Trieste avrebbe avuto dei problemi, perché effettivamente, tra l'altro, da una parte la dedizione di Trieste all'Austria avviene proprio per scappare da Venezia, dall'altra parte l'Adriatico, questo mare che viene celebrato, come vedremo, era il mare di Venezia per secoli. Quindi questa storia viene, diciamo così, adattata e riorganizzata. Le arti che stanno dietro sono tutte arti fabbrili, non c'è la musica, per esempio, no? Non c'è la poesia. C'è pittura, architettura, scultura, esattamente quello che dell'acqua vede nella nuova Trieste. Qualcosa di materiale, di proprio legato alla fattualità, alla materialità, alle cose che vengono costruite. E questo effettivamente è anche un modo per indicare uno degli elementi che compongono il titolo del quadro. La prosperità commerciale è anche data da un attaccamento alla materialità, alla prassi, che non lascia tempo per, diciamo così, le arti superiori, ma ha a che fare molto con le cose che devono essere costruite, che devono essere gestite nella loro materialità. In mezzo, ho pensato di procedere, insomma, diciamo, con questi ingrandimenti progressivi, così sottolineiamo di volta in volta uno degli elementi di questo discorso complesso. In mezzo stanno i rapporti commerciali di terra, ecco, e sono questi. Sono l'Ungheria, la Boemia, la Carinzia, la Stiria e la Moravia, nei loro costumi tradizionali, che rappresentano la prima parte della geografia commerciale di Trieste. Allora, il retroterra culturale, i collegamenti commerciali di terra, all'estrema sinistra i collegamenti commerciali di mare. E sono la cosa forse più importante, anche quello che prende più spazio. I collegamenti commerciali di mare, in primo piano c'è la Grecia, che porta olive, porta incenso. Di fianco alla Grecia c'è la Turchia, che porta il brico del caffè, se vedete. E il Brasile doveva ancora essere valorizzato, eccetera. Il Brasile è ancora foresta amazzonica. All'epoca si beveva il caffè, era caffè la turca. E come vedete la Turchia è velata, nessun problema. Insomma. Questo è il costume tradizionale. La Dalmazia è in costume morlacco, come dicevano, con le arance in testa, la Sicilia. Dietro la Sicilia l'Egitto e l'India, che, guardate, tengono in mano non prodotti, ma un papiro, un foglio, su cui c'è scritto Suez. Non si riesce a vedere dall'immagine, ma appunto quando andremo a vedere il quadro lo si vedrà.
Allora, una serie di collegamenti importanti che portano prodotti, Egitto e India portano collegamenti, portano potenzialità commerciali non ancora esplorate. No? Tenete conto che la linea Trieste-Bombay era stata aperta nel 1870, cioè 5 anni prima di questo quadro, e quindi certo l'India era questo paese favoloso, però che cosa effettivamente avrebbe portato non si sapeva. Certo, Suez è percepito come un elemento di assoluto primato, Trieste diventa il porto dell'Europa centrale più vicino alla nuova via d'acqua, e tutto questo, come vedete, rientra dentro un'immagine, diciamo, di omaggio, non soltanto dei prodotti, ma proprio di riconoscimento della superiorità che Trieste in trono ha rispetto a questi collegamenti commerciali. Questa è la parte esplicita. C'è anche una parte implicita, però, che ragionandoci un po' possiamo far emergere. Allora, i collegamenti commerciali via mare, tanto per restringere il campo, sono esattamente i collegamenti del Lloyd triestino, del Lloyd austriaco dell'epoca. Sono esattamente le linee di navigazione del Lloyd austriaco in quel tempo. La Dalmazia, la Grecia, la Turchia, Suez, la Sicilia, sono tutte linee di navigazione del Lloyd. Quindi, voglio dire, sono collegamenti paradiplomatici che il sistema economico austriaco, che in pratica finanzia il Lloyd austriaco, che era una compagnia, in pratica all'epoca era 1875, era già una specie di prolungamento sul mare del servizio postale imperiale sul continente. E questi collegamenti sono la posizione che ha Trieste all'epoca all'interno di questo grande network commerciale che si estende su tutta l'Europa centrale, sul continente, e gran parte del Mediterraneo orientale e oltre Suez dopo. Non solo. Proprio la scelta dei costumi per rappresentare i paesi, i collegamenti, faceva assolutamente parte dell'iconografia semiufficiale del Lloyd. Questi sono tutti manifesti, carte, pubblicità del Lloyd austriaco dell'epoca, e in pratica sono quasi gli stessi costumi. No? Quindi, allora, dell'acqua dentro il quadro in parte riprende quella che era conoscenza comune del suo periodo, in parte la reinventa e la riorganizza. Tenete conto che poi anche Lloyd aveva questa, fin dalla metà del secolo, aveva questa sua vocazione anche turistica. Come vedete su, i viaggi sono anche verso il Kerka e Cattaro, in Dalmazia, e quindi il Lloyd non era soltanto balle di cotone, scatoloni, eccetera, era anche, diciamo così, cultura, formazione di una mentalità e collegamenti umani all'interno di questa area molto vasta che era il Mediterraneo orientale. Andiamo al secondo circuito. Il primo circuito era questo: le persone, le arti, i collegamenti via terra, i collegamenti via mare. Il secondo circuito è dato dagli edifici. Allora, all'estrema sinistra San Giusto, poi il Palazzo Comunale, che era appena stato edificato e dove sarebbe, già si sapeva fin dall'inizio, sarebbe stato collocato questo quadro. Dopo, lì in fondo, si riconosce Palazzo Carciotti, che è una metafora nella metafora, in buona sostanza. Palazzo Carciotti, già quando Demetrio Carciotti l'aveva fatto costruire, è molto più che un palazzo, un discorso. Se avete presente, è messo all'inizio del Canal Grande, quindi all'inizio dell'Ottocento, quando venne edificato quell'edificio, era diciamo la parte più nobile del porto, dell'area portuale di Trieste. Palazzo Carciotti è messo esattamente lì, ha una facciata molto solida, molto neoclassica, e quindi dice: uno, sono la casa di un commerciante, anche perché la forma è quella di un fondaco veneziano con al primo piano magazzino
e spazio per manifatture. Carciotti faceva saponi e coloniali, e quindi dice: questa è la casa di un commerciante. La facciata neoclassica dice: questa è la casa di un commerciante solido finanziariamente, solvibile, ha soldi da spendere per abbellire la casa, tanto la casa dà l'immagine di solidità, tanto vuole trasmettere l'immagine di solidità del suo business. Le statue che sono messe sulla balaustra sono divinità greche, e quindi il palazzo dice: sono abitato da un mercante di nazionalità ellenica. E l'aquila che sta ancora oggi sopra la cupola è un'aquila napoleonica, e vuol dire sono di idee progressiste. In pratica, un capitano che arrivasse col suo veliero nella prima metà dell'Ottocento a Trieste e vedesse questo palazzo capiva già tutto, guardando e recuperando le conoscenze che venivano poi trasmesse attraverso questi simboli. Non solo, vi dicevo, un simbolo doppio, perché dopo la morte di Carciotti cambia diversi proprietari, diventa anche una delle prime sedi delle assicurazioni generali. E quindi è anche la rappresentazione, diciamo, di quella trasformazione di una parte del capitale commerciale triestino in capitale finanziario. E quindi mettere lì Carciotti significa anche diciamo, ricostruire queste dimensioni non commerciali, però nate dal commercio, che comunque a Trieste avevano trovato più che comodo asilo. Cioè, era ormai diventata una potenza. Nel 1875 le generali sono già diffuse dappertutto in Europa e anche fuori. L'ultima è la stazione ferroviaria. Trieste è collegata con la ferrovia, con il mercato interno austriaco dal 1857, è il primo porto del Mediterraneo ad avere una non soltanto un collegamento ferroviario, ma un collegamento ferroviario di quel tipo. Ancora oggi, se andate al Porto Vecchio, voi vedete di fatto un porto ferroviario. Tutti i collegamenti sono o lineari o ortogonali a 90 gradi, proprio perché era stato immaginato fin dalle origini come un porto in cui la ferrovia poteva andare dappertutto e in cui le merci potevano essere caricate e scaricate direttamente dal piroscafo al vagone ferroviario e dopo mandate via, con guadagni di produttività rispetto al solito di metà Ottocento enormi. Tenete conto che ancora alla fine dell'Ottocento a Genova le navi, soprattutto le navi più grandi che arrivavano in porto, dovevano aspettare in rada, le merci dovevano essere sbarcate dalla nave su una chiatta. La chiatta dopo arrivava a riva, la merce dalla chiatta andava sulla terra, su carri, i carri venivano trainati fino alla stazione ferroviaria e dopo la merce andava direttamente sul vagone, arrivava finalmente al vagone. Tutti questi passaggi a Trieste non c'erano e quindi i guadagni di produttività e di velocità erano enormi e di fatto alla fine dell'Ottocento Trieste è il terzo porto più dinamico d'Europa, cresce tantissimo e questa crescita poi trascina tutto il resto. Dell'acqua accenna a queste cose, però come vi dicevo prima, in parte dice delle cose, in parte sottintende realtà che per lui erano assolutamente normali, per noi non tanto. Il terzo circuito, no? Questo terzo arco di rappresentazioni simboliche, vede all'estrema sinistra, ecco, un fumaiolo con una bandiera, prosperità. Tutto questo viene tenuto insieme dalla navigazione a vapore, no? Anzi, da, diciamo così, una mobilità meccanica che, ormai l'abbiamo visto, coniuga il piroscafo sul mare, la ferrovia per terra e producono il quadro, la prosperità commerciale, è il titolo del quadro. Ancora più interessante è, diciamo così, quello che potrebbe sembrare un angelo che sta volteggia in mezzo al quadro. In realtà, osservate bene, quelle linee, quelle saette che escono dai capelli vorrebbero essere delle scintille di elettricità, perché quella raffigurazione dovrebbe rappresentare il telegrafo. Una cosa relativamente nuova, però anche in questo caso travolgente.
il primo collegamento telegrafico funzionante tra l'Europa e il Nord America, che di solito viene indicato come l'inizio dell'era del telegrafo, è del 1866. Prima c'erano stati degli esperimenti che però non avevano funzionato. Cioè meno di 10 anni prima dell'invenzione di questo quadro. E gli ultimi collegamenti transpacifici sono dell'inizio degli anni 90. Ovvero in 25 anni tutto il mondo viene cablato, si direbbe oggi. È uno sviluppo rapidissimo. In 25 anni praticamente il mondo di Phileas Fogg, quello del giro del mondo in 80 giorni, viene completamente trasformato. Perché tanto Phileas Fogg non solo ci ha messo 80 giorni, ma ha dovuto sopportare i pirati, i disastri di tutti i generi, attraversare il deserto, viaggiare sui cammelli o sugli elefanti. Ebbene, dall'inizio degli anni 90, qualsiasi informazione può viaggiare con la velocità, appunto, di quelle saette, dell'elettricità, e fare il giro del mondo alla velocità dell'energia elettrica. È un passaggio decisivo e fondamentale. Trieste, tra l'altro, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, è capolinea di 3 linee telegrafiche. Quindi è effettivamente un centro della nuova comunicazione. Ma non è soltanto questo. Ecco, il telegrafo è l'inizio di una nuova era, perché la capacità di trasmettere quasi istantaneamente informazioni porta a un completo cambiamento nelle strutture del commercio. E una cosa che è successa anche pochi decenni fa è la capacità di trasmettere le informazioni in formato digitale che ha consentito la rivoluzione del container. Cioè sono le informazioni che strutturano il commercio, non l'inverso. Perché se no i container tutti uguali non sarebbero gestibili. Ecco, la stessa cosa capita con è capitata con il telegrafo nei tempi dell'acqua. Noi non ce ne accorgiamo, perché per noi è assolutamente normale avere l'orario, avere diciamo una vita standardizzata che segue l'orario standard, segue poi dei ritmi assolutamente normali. All'epoca era una novità assoluta. Se volete, così siamo più o meno a metà, possiamo fare una pausa, vi racconto una storiella, tanto per farvi capire le cose. Chi deve andare in bagno può andare, eccetera, facciamo un po' di pausa. C'è una mia amica che ama i viaggi, viaggia tantissimo, eccetera. Anni fa, quando ancora si poteva, andò in Africa e volle fare praticamente vivere l'esperienza di un africano, no? Viaggiare e percorrere quella parte dell'Africa occidentale dove andava, utilizzando i mezzi del luogo. Allora vai in una città, la visita, eccetera, vorrebbe andare in un'altra città prendendo la corriera e quindi utilizzando i mezzi che usano gli altri africani. Allora va alla stazione delle corriere, fa il biglietto con il bigliettaio e chiede: ma quando parte la corriera domani? E il bigliettaio risponde: domani mattina. Lei forse pensa, non ha capito, e ripete la domanda: sì, ma esattamente quando parte? Quell'altro, un po' spazientito, dice: ma domani mattina. Forse allora non ci siamo capiti, c'è un problema di traduzione, e lei ci pensa bene e dice: sì, ma a che ora parte la corriera domani mattina? E quell'altro, assolutamente spazientito, dice: ma quando è piena? E questa è la differenza, come dici, ma figurati, questi europei che vogliono mandare in giro le corriere mezze vuote. Ma pensa a te. Ecco, lì si confrontano due immagini completamente diverse, due idee, due strutture completamente diverse di mobilità. Quella del bigliettaio è la mobilità premoderna. Cioè, ci sono talmente tante incertezze. La strada, le persone, le cose, la vita è talmente tanto lasca che è assolutamente inutile, diciamo, sprecare la risorsa più preziosa, lo spazio, facendola girare a vuoto. Invece la mia amica ha la mentalità nostra, per cui tutte le cose devono avere un orario, tutte le cose devono avere una... cioè prevale l'idea, la risorsa più importante è la simmetria, è la capacità di rispettare la prevedibilità del sistema. E quindi, come gli autobus, la corriera
deve girare, magari semivuota, però deve partire a una determinata ora, deve arrivare a una determinata altra, perché attorno a quegli orari si svolge tutto il resto della vita. Le coincidenze, le persone che arrivano, le altre cose. Ecco, la nostra realtà sincrona nasce qui. Nasce proprio esattamente in quegli anni. E tenete conto che è appena nel 1880 si svolge la conferenza internazionale che crea i fusi orari. Una cosa per noi assolutamente banale, perché diamo per scontato che adesso, se io guardo l'orologio qui, so automaticamente che ora è a Mosca, che ora è a Hong Kong, che ora è a Buenos Aires e via di questo passo. Non è per niente. All'epoca, quando Dell'Acqua ha dipinto questo quadro, non era per niente sicuro. Lo diventa pochi anni dopo, proprio perché il telegrafo impone questo tipo di sincronizzazione. Impone, proprio perché la velocità delle informazioni è tale per cui devo sapere esattamente che ora è in un'altra parte del mondo dove devo mandare il messaggio, è la mobilità sincronizzata, che per noi è assolutamente normale adesso, nasce in questi anni. E Dell'Acqua, tra l'altro, la esprime in questa maniera un po' diversa, ma si inventa una sua simbologia, scherzando prima con Piero Spirito, ci siamo detti, perché in pratica Dell'Acqua scardina la vecchia concezione iconica del collegamento. Se avete presente, da Michelangelo in avanti, l'idea della comunicazione è quella dei due indici che si incontrano, no? Quella del giudizio universale, ma anche quella di E.T. e tutto il resto in mezzo. E qui no, c'è questo strano personaggio con i fulmini che partono dai capelli che porta un messaggio in mano. È quello che Dell'Acqua, è l'immagine che Dell'Acqua utilizza per descrivere in realtà un nuovo mondo, il nostro, il mondo sincronizzato, rispetto, diciamo, al mondo desincronizzato delle corriere africane oggi, ma anche delle navi, dei commerci e delle altre realtà all'epoca. Ecco, finita la pausa. Chi è andato in bagno può tornare, non si è perso niente. Chi non c'è andato, amen, andrà dopo. Che ci posso fare? In mezzo, adesso arriviamo all'ultima parte, una cosa che apparentemente non c'entra, una bandiera americana. Ecco, Dell'Acqua dice, è una nave statunitense che sbarca a Cotoni. Niente di strano. Però in realtà anche qua c'è un'allusione, perché nell'Ottocento Trieste veniva definita la Filadelfia d'Europa. Ora, Filadelfia, adesso ci immaginiamo il film, tutta una serie di altre cose. All'epoca voleva dire una città di frontiera nuova che apre orizzonti prima mai esplorati. Ecco, essere la Filadelfia d'Europa vuol dire essere una città pioniera che si sviluppa all'interno di orizzonti, di capacità e di cose fino a quel momento inesplorate. È quasi un riaffermare quell'idea della Trieste ragazzina dell'origine, a un dire effettivamente qui c'è la novità, vivono la novità, la stanno creando, così come negli Stati Uniti, adesso anche a Trieste. E le altre cose sono sullo sfondo, quindi grande cielo azzurro, Dell'Acqua dice l'azzurro del cielo del quadro è lo stesso azzurro del mare, quindi spazi infiniti, e dietro un carso non ancora edificato. E quindi infiniti spazi per il commercio, grandi spazi anche per questa travolgente espansione urbana di Trieste, che proprio in quegli anni, insomma, porta al raddoppio della città in mezzo secolo. Questa Trieste è quella che vede Dell'Acqua, quella che i suoi committenti, che vuol dire il sindaco dell'epoca, gli avevano chiesto di rappresentare. Interessante però è anche vedere come questa cosa si riflette, vi dicevo, sulla realtà dell'epoca. Questo è un quadro pubblicato tra l'altro sul bel libro di Van Gitko, che viene da Pirano ed è il porto di Trieste, visto chiaramente
dagli occhi di un piranese. Navi tranquille, il faro, no? Diciamo qualche botte, quel fervore di attività commerciale che abbiamo visto prima, qua non c'è. Ecco. C'è una scelta cromatica, c'è lo stupore per le navi, ma insomma, è visto come una città dove si vive bene, dove si sta tranquilli, eccetera. Trieste, vista da Pirano, insomma, non è proprio esattamente così dinamica come la vedeva dell'acqua. E questo è un quadro, che anche questo di grandi dimensioni, che sta nella sala grande, al primo piano, del Museo del Mare di Kotar, adesso in Montenegro, e si intitola Il porto di Trieste. No? Ed è, tra l'altro ringrazio la dottoressa Abramovic del Museo di Pirano, che me l'ha mandata con grande gentilezza, e quindi, eccolo qua, ed è un quadro di Vasilij Ivančević, pittore di Kotar, che vede il porto di Trieste così, ovvero lo vede esattamente al contrario, non vede il percorso che dal mare arriva verso la terra, arriva il percorso che dalla terra va verso il mare, lo vede con gli occhi dei capitani, dei velieri di Kotar che portano avanti e indietro le merci, lo vede come, come vedete qua, no? Come un esempio di bravura, perché viaggiare a vela non è così semplice, e di sforzo umano. Tanto c'era l'elemento trascinante della tecnologia, dell'organizzazione, eccetera, nel quadro di dell'acqua, tanto adesso c'è la conoscenza, la capacità umana, anche lo sforzo e il rischio che c'è nella navigazione di un mare non semplice come l'Adriatico, no? Che ha un sacco di venti, un sacco di correnti, un sacco di capricci, un sacco di cose. Viaggiare a vela in Adriatico vuol dire conoscere le rotte, conoscere le correnti, evitare gli scogli, perché all'epoca sapevano evitarli gli scogli, no? A proposito di conoscenze che una volta c'erano e che dopo si sono perse. E, come vedete, qui l'elemento umano è importante, la vela è in primo piano, il vapore sta là dietro, è presente, c'è, per carità, è importante, è uno degli elementi del panorama triestino e adriatico, però è una cosa che sta del tutto in secondo piano, no? Che diciamo così, fa da tappezzeria, c'è perché deve esserci, però il primo piano c'è l'elemento naturale, il vento, le onde e la capacità umana di nominarlo. E questo è Kotar. Questo invece è Greenwich, Londra. Ed è esattamente l'opposto. In primo piano c'è la tecnologia. In primo piano c'è la capacità delle navi, non soltanto, appunto, di essere se stesse, di trasportare le merci, di trasportare le persone, ma anche di essere creatrici di un nuovo mondo. Questa nave, tra l'altro, è relativamente famosa, si chiamava Sarah Sands, è una delle prime navi che fanno servizio regolare per il trasporto di migranti tra l'Europa e gli Stati Uniti. E, tra l'altro, come vedete, per risparmiare carbone cercavano di utilizzare la vela il più possibile. Su questa nave, abbiamo alcuni registri di carico, viaggiavano anche oltre 300 emigranti per un viaggio che poteva durare anche 4 settimane in quelle condizioni. Le onde dell'Atlantico non sono inventate, per cui anche lì, insomma, per niente facile è passare 4 settimane in stiva schiacciati come sardine con quel mare lì, deve essere stata una roba del tutto eccezionale, ma insomma una prova umana non piccola. Il vapore, la conquista del nuovo mondo, la capacità di questa nuova mobilità meccanica di creare spazi non soltanto commerciali ma anche umani
Nuovi viene messa in primo piano, la nave a vela c'è, ma è esattamente l'opposto rispetto a quello del quadro di Ivancevic. Lo sfondo e il passato è qualcosa che in pratica ormai diventa il residuo di un'età che sta sparendo. Trieste quindi è in questo periodo consapevolmente instradata, organizzata, proiettata verso la nuova stagione di una mobilità, uno, meccanica, due, sincronizzata. Lo si arriva, lo si vede, lo si percepisce talmente tanto bene che nelle vedute di Trieste degli anni Ottanta, come per esempio questo, diciamo, quella geometria ortogonale che vi avevo, di cui vi avevo parlato prima a proposito del porto ferroviario, quasi si estende anche sul mare. Guardate, i piroscafi sono tutti o paralleli o ortogonali rispetto alla linea di costa, cioè rispettano la maglia ortogonale che c'è sulla terra anche sul mare, mentre invece i velieri sono diciamo anarchicamente disposti perché devono seguire il vento, no? Devono riorganizzarsi e devono trovare il loro spazio dentro una realtà che ormai non appartiene più a loro. Ecco, sono degli intrusi i velieri. Ci sono, perché per carità, bisogna pur mangiare, però dentro la logica del sistema sono assolutamente secondari. Rispetto, vi dicevo, ad una realtà che, chiaro, nel quadro viene identificata soprattutto con un valore, diciamo così, di immagine, no? Con qualcosa che deve essere reso in forma e colore, il fumaiolo, perché il fumaiolo del piroscafo che arriva si incontra con il fumo del treno che parte. E quelle simmetrie che abbiamo visto appunto per mare, per terra, dappertutto, questa, appunto, questa simmetria geometrica che rappresenta la parte pittorica di questa simmetria commerciale, ma anche di vita, che ormai sta prendendo piede e diventa anche una simmetria nella città. Sappiamo benissimo che i palazzi sono un po' più grandi, un po' più piccoli. Ecco, invece, diciamo, l'artista semplifica molto e nella prospettiva lunga anche del borgo teresiano, anche della città settecentesca, proietta, diciamo, questa sua quasi necessità intrinseca di ordine, simmetria, geometria, che viene un po' mitigata, vi dico, dalle navi a vela, dai giardini, diciamo, dalla presenza naturale, no? Più spontanea e appunto anarchica degli elementi che non vengono ancora ordinati e gestiti dalle simmetrie che sono poi quelle del nostro mondo, sono quelle della nostra realtà, dicevo, di cui magari neanche ci rendiamo conto adesso, perché le diamo per scontate, come l'aria che respiriamo, ci accorgiamo che c'è soltanto quando ci manca. Ecco, la stessa cosa, queste simmetrie, questi ordini, questa consapevolezza, questo rapporto così simmetrico tra spazio e tempo, dobbiamo vederlo qui, dobbiamo ragionarci, però c'è. Ce ne accorgiamo quando manca, quando il treno è in ritardo, quando l'autobus non arriva, no? Quando abbiamo un appuntamento e in realtà ci accorgiamo che non ce la facciamo. Ecco, all'epoca tutto questo era all'inizio e lo vedono come la grande conquista del progresso, la prosperità commerciale, la capacità di dominare queste nuove realtà, questa nuova dimensione della vita, oltre che dei commerci. Questa è una cosa particolare, in pratica più o meno l'argomento è lo stesso, è un po' successivo, però mi piaceva l'oggetto, perché questo è un quadro, per questo ho fatto mettere anche la cornice, inizialmente i bravissimi tecnici di La Terza l'avevano tolto, però mi interessa così, perché in pratica è una stampa che proprio così, con questa cornice, in questa forma, stava in uno degli uffici dirigenziali del Lloyd austriaco. No, in pratica era, diciamo così, non soltanto un oggetto che adornava
uffici o corridoi della direzione generale. Secondo me era anche uno degli strumenti pedagogici, piaceva ed è arrivato fino a noi, così proprio perché trasmetteva immagini e realtà. Ora, nei discorsi che vengono fatti, no, nello studio del management, eccetera, quasi sempre si distingue tra hard skills, cioè le capacità proprio importanti, quelle che si studiano all'università, no? La capacità di costruire una casa per un architetto, guarire un malato per un medico, eccetera, eccetera, dai soft skills, cioè le cose che da quelle abilità di contesto, da quelle abilità mentali che spesso lavorano nel retroterra, nell'inconscio, che però sono importanti perché spesso e volentieri sono quel deposito dove la gente ritrova le idee, le lampadine che si accende, per risolvere i problemi, per risolvere rapidamente. È quella cosa che serve per l'intuito. Ecco, questo quadro, questa stampa, comunica dei soft skills che sono estremamente importanti. Di nuovo, l'ordine, la simmetria, che è soprattutto del mare, come vedete la terra è soltanto accennata, diventa l'elemento ordinatore della realtà. I grandi piroscafi sulla destra, no? O quelli sulla sinistra, sono tutti ortogonali. Sembra proprio una prospettiva di Mantegna, sembra proprio un disegno tecnico. E la capacità di muovere gli strumenti del commercio diventa la capacità di ordinare l'intera realtà. E la capacità di gestire Trieste in maniera tale da essere sincrona con le esigenze del commercio diventa la capacità di risolvere i problemi della comunità umana, non soltanto della compagnia di navigazione. Ecco, per questo mi serviva l'oggetto. No? I grandi manager dell'Oil Triestino vedevano queste cose ogni giorno lavorando. Vedevano certo i bilanci dell'azienda, vedevano i conti, vedevano i viaggi che andavano bene, i viaggi che andavano male, i business, gli affari. Ma per quale scopo gestire quell'attività quotidiana? Per questo. Perché quelle navi ormai costavano un fracasso di soldi. Dovevano essere, erano investimenti rischiosissimi. Proprio perché da noi le navi devono partire anche se sono semivuote, non sono le corriere africane che partono soltanto se sono piene. Questo mondo sincronizzato ha grandi potenzialità, ma anche grandi pericoli. No? E se vi ricordate, poi se ne è discusso nel 2008-2009, all'inizio della crisi, no? Una delle prime cose che va in crisi è il turismo. Se non vengono costruite più navi da crociera, cosa facciamo? A Monfalcone, ma anche a Trieste e via. In realtà si è superata quella fase, però insomma, il nostro mondo è sincronizzato, commercializzato. È un grande pregio, perché questo è sicuramente, se siamo qua e dopo 150 anni siamo così ricchi, rispetto all'epoca, e anche perché questo sistema economico è riuscito a produrre più ricchezza rispetto a tutti gli altri, ma ha prodotto anche grandi squilibri, ha prodotto anche grandi rigidità. E quindi i manager del Lloyd austriaco ancora, perché qua siamo ancora prima della Prima Guerra Mondiale, vedevano queste cose e proiettavano la propria capacità di risolvere problemi non soltanto sulle navi, sui bilanci, ma sull'intera realtà locale che da loro dipendeva. Tenete conto che fino al 1904 qualcosa come il 90% delle navi a vapore che erano registrate a Trieste erano navi del Lloyd. Dopo arriva la Cosolic, arrivano gli altri armatori istriani e della Dalmazia. E allora ritorniamo dove eravamo partiti. Uè, spirito, qua anche Temple, le Minga, tocca correre. Ritorniamo un po' dove eravamo all'inizio, perché a questo punto il quadro, nella sua interezza, diventa qualcosa anche di più interessante, di più globale e di più rotondo. Lo vediamo adesso senza fare attenzione ai piccoli dettagli, ai piccoli elementi, lo guardiamo come un tutto intero.
In pratica, la scena l'abbiamo già vista ed è poi particolarmente diffusa nella pittura veneziana del Settecento, ma anche prima del Medioevo. La storia dell'arte è piena di dipinti celebrativi in cui, diciamo, un gruppo di sottoposti, possono essere sudditi, possono essere penitenti, indifferente, porta omaggio, anche in termini materiali, omaggi, ma anche in termini simbolici, semplicemente riconosce l'autorità, di qualcuno che sta sopra di loro. Può essere un re, può essere un imperatore, può essere anche il papa. Chi sta sotto omaggia chi sta sopra. Questo si vede nel quadro. In realtà però la situazione è un po' diversa, perché non è così lineare la transazione che viene eseguita. I sottoposti portano i tributi, in cambio chi sta sopra dà loro delle garanzie. Se è un re o un imperatore, riceve le tasse e in cambio dà sicurezza, dà ordine, dà garanzie, dà difesa dagli invasori. Nel caso di un'autorità ecclesiastica vengono dati tributi per, diciamo così, risolvere le incertezze del mondo che va di là, e quindi in cambio si riceve qualcos'altro, cioè un beneficio da una parte e un ritorno dall'altra. Il quadro assomiglia molto a questo, ma in realtà descrive un circuito, descrive una simmetria. Io ti do qualcosa se in cambio tu mi dai qualcos'altro. Ed è poi in pratica la storia della pallacorda e dell'inizio della rivoluzione francese, no? O l'inizio della rivoluzione americana. No taxation without representation. Questo era il nucleo del Boston Tea Party, eccetera. Io ti pago le tasse se tu mi dai qualcosa in cambio. Qui il circuito è molto meno simmetrico, perché allora le corrispondenze commerciali di Trieste portano a Trieste tributi, in parte materiali, in parte simbolici, no? L'accetta dell'Ungheria che simboleggia il taglio dei boschi e quindi il commercio del legname e tutta una serie di altre cose. Ecco. Di fatto le persone portano a Trieste qualcosa, e Trieste cosa dà loro? La tecnologia, i collegamenti, questa capacità di inserirsi all'interno dei circuiti veloci della nuova civiltà della mobilità sincronizzata di cui abbiamo parlato prima. È un ritorno abbastanza debole, perché se l'autorità civile o ecclesiastica è una, non ci possono essere due imperatori, ci possono però essere due porti, anzi nel Mediterraneo tre alla fine dell'Ottocento: Venezia, Trieste e Fiume. Quindi questo circuito e questa capacità di essere mutuamente utili, questa potremmo quasi chiamarla simbiosi, io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me e entrambi stiamo meglio, qui funziona male. Adesso faccio veramente lezione. Nella teoria dei sistemi questo si configurerebbe come un sistema dinamico non lineare, proprio perché dovrebbe avere il circuito, no? Dinamico perché cambia nel corso del tempo. Ora, i sistemi dinamici non lineari hanno essenzialmente due evoluzioni, una verso l'equilibrio, una lontana dall'equilibrio. Verso l'equilibrio vuol dire che si rafforzano i legami, lontana dall'equilibrio vuol dire che ci sono degli elementi che portano distanti dall'equilibrio, e questo è lontano dall'equilibrio, proprio perché lo scambio non è perfettamente mutuo ed è poi facilmente sostituibile. Alla fin fine, perché manca qualcosa dentro tutto questo? La prosperità commerciale di Trieste è commerci, scambi, navi, ferrovia, finanza, tutto quello che vi ho detto fino a questo punto, ma è anche un'autorità esterna che dovrebbe garantire tutto questo. E l'autorità esterna è lo Stato. No? Lo Stato che per esempio garantisce a Trieste
la condizione di Portofranco, ma fino al 1891, non dopo. Lo Stato che garantisce, per esempio a Trieste, la costruzione delle infrastrutture. Le ferrovie non sono sono formalmente costruite da una società privata come la società meridionale, però in realtà sono finanziate dallo Stato. I telegrafi, così importanti per creare questa nuova realtà della mobilità sincronizzata, sono tutti pagati dallo Stato, da diversi Stati. Tenete conto che, quello che vi ho detto prima, il collegamento fondamentale più importante, quello tra Europa e Nord America, viene triplicato nel corso del tempo, perché prima della Prima Guerra Mondiale ci sono tre cavi funzionanti, uno inglese, uno americano e uno tedesco, perché già all'epoca sapevano benissimo che chi controlla il cavo controlla anche le informazioni che ci passano. E quindi non serviva un solo cavo grosso, serviva avere la proprietà di quel cavo. Ed erano quasi tutte iniziative statali. Ecco, non è molto diverso, perché l'iniziativa in questo campo è sempre stata, diciamo così, un'iniziativa a perdere, che il mercato non avrebbe mai potuto sopportare, perché gli investimenti erano troppo a lungo termine, troppo concentrati nel tempo e troppo incerti. Anche noi più o meno stiamo vivendo questa fase, per esempio l'era dei satelliti, voi delle comunicazioni satellitari, poi adesso il GPS, sono tutte iniziative statali. No? Adesso comincia la Virgin, Google, cominciano a pensare a mandare in orbita i propri satelliti, però quello che vi dicevo prima, insomma, le informazioni sono sempre il retroterra indispensabile per un'evoluzione del commercio verso un nuovo stadio, e questo è sempre sostenuto dallo Stato. E questa Trieste è ragazzina, è libera, è estremamente dinamica ed è anche libera nel 1875. Questa libertà e questi circuiti commerciali negli anni successivi diventano un problema politico sempre più complicato. Tra l'altro non soltanto in Austria, un po' dappertutto. Alla fine degli anni Ottanta praticamente tutte le colonie commerciali straniere dei porti nel Mar Nero vengono quasi tutte nazionalizzate. C'erano, come a Trieste, greci, armeni, ebrei, eccetera, diventano tutti, sono obbligati a diventare tutti sudditi russi e quindi politicamente sottomessi all'autorità del territorio, all'autorità politica e istituzionale del territorio, non all'autorità commerciale. Anche Trieste aveva tutta questa serie di intrecci, di network, Carciotti prima con i greci e via, e diventano un problema politico perché nel 1891 siamo in piena età dell'imperialismo e quindi la competizione tra gli stati, no? L'avevo scritto anche sull'articolo, insomma, in pratica l'anno dopo la fine di questo quadro comincia il primo congresso di Berlino che comincia a spartirsi i Balcani, tra l'altro è il congresso che dà all'Austria il protettorato sulla Bosnia e Erzegovina, che dopo sarebbe diventato annessione, che dopo sarebbe diventata la causa dell'omicidio a Sarajevo che ha dato origine alla Prima Guerra Mondiale. Ci sarebbe stato dopo pochi anni un secondo congresso di Berlino, questa volta molto più ampio, in cui il problema non è soltanto una regione, era proprio l'intero mondo, e in questo secondo congresso di Berlino in pratica viene spartita l'Africa, proprio con una carta geografica, un righello, e lì tiravano le righe, per questo i confini dell'Africa settentrionale sono così dritti. Proprio perché hanno preso riga e loro hanno detto questo è mio, questo è tuo. No? L'Egitto, che è un quadrato, il confine meridionale dell'Algeria, che è un triangolo, eccetera. Perché è deciso a tavolino. Tra l'altro neanche sapevano cosa effettivamente ci sarebbe stato lì. Se deserto, se un'oasi, se i monti, eccetera. No? È così, il confine del Marocco che è fatto a scale. È stato deciso a tavolino. Perché la logica, immediatamente dopo il completamento di questo quadro, era quella della nazionalizzazione estrema di tutti gli spazi, compresi gli spazi commerciali. A questo punto, quella grande realtà dinamica che era Trieste, questa grande ragazzina, non soltanto giovane, spigliata, ma libera,
e diventa sempre più vincolata, deve diventare sempre più uno strumento di potenza. Quelle navi che abbiamo visto prima sono sempre meno triestine e sono sempre più austriache. E perché è evidente, insomma, dalla Lex Mercatoria in poi, una nave porta la bandiera del suo Stato ed è territorio nazionale di quello Stato, cioè è un pezzo di territorio nazionale che può spostarsi in giro per il mondo. Nell'età in cui si doveva conquistare tutto, in cui le potenze si dividono, pezzi di continente neanche scoperti, come nel caso dell'Africa, figuratevi reti commerciali così importanti e così profittevoli come quello, vi ho detto, della mobilità sincronizzata nata dall'incontro tra piroscafo, ferrovia e telegrafo. Diventano strumenti di potere. Ecco che lì si arriva verso un capolinea. Quella prosperità commerciale non ha più spazi. Quella prosperità commerciale che è più legata al resto del mare piuttosto che a retroterra, viene girata come un guanto di 180 gradi e diventa strumento di espansione politica. Nel 1891 Trieste come città perde lo status di Porto Franco e rimangono le zone franche del porto, le stesse adesso che danno tanti problemi, ma di lì a pochi anni il Lloyd austriaco viene nazionalizzato, alla fine la sede viene spostata a Vienna. Ma non è soltanto una cosa che capita qui o che capita in paesi arretrati. All'inizio degli anni 80 dell'Ottocento, di nuovo sempre pochi anni dopo questo quadro, le città libere di Brema e Amburgo spontaneamente rinunciano alla propria libertà per entrare nello Zollverein e quindi completare la prima unificazione tedesca. E tra l'altro, facendolo spontaneamente, riescono a contrattare con la Germania alcuni residui di autonomia che dal primo Reich tedesco, eccetera, eccetera, all'unità europea arrivano ancora oggi. Ancora oggi, dal punto di vista commerciale, le città di Amburgo e Brema hanno delle prerogative particolari che derivano da questo loro atto spontaneo di integrazione politica, prima che economica, con il resto della Germania. Trieste no. Trieste reagisce molto male a queste asimmetrie e, come sappiamo, comincia a gestire sempre peggio questi squilibri. Ecco, questo sistema dinamico non lineare che si allontana dall'equilibrio diventa sempre più rigido finché alla fin fine si arriva alla Prima Guerra Mondiale e non solo alla Prima Guerra Mondiale, alla incapacità di ricostruire quegli equilibri dopo, proprio perché non erano soltanto equilibri economici, non erano soltanto prosperità commerciale, erano anche qualcosa di più, erano collegamenti istituzionali, convenienze e legami con una realtà estremamente complessa che però alla fin fine, come nel caso di questo quadro, se vengono visti in maniera troppo lineare e troppo ottimistica, diventano un problema, diventano assolutamente un problema. Cesare Dell'Acqua all'epoca era un pittore famosissimo, addirittura gli venne proposto di dipingere lo scalone d'ingresso del Museo di Belle Arti di Bruxelles, cioè la cosa più prestigiosa che poteva esserci all'epoca, e lui rifiutò perché non aveva tempo, aveva da fare altre cose più importanti. Adesso Cesare Dell'Acqua non ce lo ricordiamo quasi più, se non qui a Trieste, se non per questo motivo. E un po' anche questo è metafora della sua prosperità commerciale. Un quadro estremamente significativo, spero di avervelo raccontato in maniera decente, che però è clamorosamente legato ad una realtà molto particolare. E quella realtà particolare va collocata dentro le condizioni di esistenza di una simile realtà. Dobbiamo stare attenti, perché proprio perché il valore simbolico era esplicito all'epoca, no? Questo quadro doveva insegnare ai consiglieri comunali
come immaginarsi la prosperità commerciale di Trieste. Ecco, bisogna stare attenti perché semplificazioni molto belle come queste, molto interessanti come queste, però addirittura troppo semplici rispetto alla realtà che vorrebbero rappresentare, diventano una trappola pericolosa. Grazie. Grazie al professor Pellinato per aver aperto questa finestra sulla Trieste di ieri, non solo una finestra, non è soltanto fare un tuffo in quella che era la mentalità, in quello che era il modo di vedere la realtà di allora, ma è molto di più, è una visione in prospettiva. Veniva un po' da pensare, chissà se oggi Cesare Dell'Acqua dovesse prendersi una breve vacanza dall'aldilà, dovesse venire qua il sindaco Cosolini, non so, da quel comune, gli dovesse dire facciamo un'altra, proviamo a dare un altro quadro sulla Trieste di oggi, un'altra allegoria, chissà quali simboli, chissà quali metafore prenderebbe, non so, l'Ursus, non lo so. Cioè, Belen. Non è triestino, vabbè, ma insomma, appunto, comunque. Vabbè, appunto. Non è neanche milanese, eppure. Bene, grazie allora grazie a voi, grazie al professor Mellinato. Io ricordo il prossimo appuntamento con la storia nell'arte, domenica 14 febbraio, Massimo Firpo, docente di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa, a partire da falsi ritratti, dai cosiddetti falsi ritratti, cioè dai volti, dalle rappresentazioni dei volti di Niccolò Machiavelli e Alessandro De Medici, ci racconterà come e perché anticamente spesso si cambiava la fisionomia dei personaggi nei ritratti. Quindi questo un'altra visione, un'altra decodificazione un po' della storia dentro l'arte. Modererà la giornalista del Piccolo Arianna Boria. Grazie ancora e al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie a voi.